vale a dire Galantucci, abbiamo con noi mister Serafino Malucchi. Mister, buonasera, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera. E allora mister, bisogna, come dire, bisogna togliere un po' di paura dalla mente dei suoi ragazzi, perché il gruppo c'è ed è importante, però adesso sono 3 le sconfitte consecutive, mentre l'ultima vittoria risale al 13 ottobre. Sì, effettivamente questo, il fattore mentale è importantissimo. È chiaro che oggi forse c'è l'amarezza, perché effettivamente penso che per la partita che abbiamo disputato forse meritavamo sicuramente qualcosa in più, però purtroppo il calcio è fatto di numeri ed è normale che se non riesci a concretizzare la mole di gioco che crei, è normale che poi c'è anche l'avversario che quando magari crea qualcosa poi ti castiga, e questo è il rammarico più grosso, perché forse con più determinazione, più cattiveria, magari forse oggi sera si poteva parlare di un altro risultato. È chiaro che a volte poi ci sono i periodi in cui effettivamente sembra che tutto ti gira contro, e di conseguenza si trova in queste situazioni in cui poi bisogna risollevarsi immediatamente. Vincenzo. Al mister me lo regalano sempre quando è in questa situazione apprensiva, che insomma che viene da questa mini crisi, di cui abbiamo parlato con Trebisacce nelle settimane scorse, lui non c'era, abbiamo parlato con il dirigente, con altri, e col presidente, e con altri addetti ai lavori del Trebisacce. E il problema glielo posto io per te, insomma, sanno benissimo qual è la problematica del Trebisacce, e quindi penso che tu lo confermerai ancora, il fatto che hai bisogno di qualcosa che ti dia la possibilità di avere quella continuità e di non cadere in queste mini crisi che oggi ho chiamato così, queste della tua squadra, con questi 3 risultati sconfitte, insomma. Sì, è chiaro che qualche lacuna ce l'avremo sicuramente, perché sicuramente se non ci sono delle lacune, io posso capire che può capitare in qualche circostanza, però noi abbiamo questi, a volte queste assenze, questi blackout, queste situazioni che magari ci vanno a creare dei disagi, ed effettivamente diciamo in questo forse manca qualcosa sul piano della personalità soprattutto, e del carattere in questa squadra, nel senso non carattere che gli manchi, attenzione, ma più che altro con delle caratteristiche appunto per questa categoria. È normale che alla squadra, onestamente, io penso che al di là di queste situazioni a volte gli si può rimproverare ben poco. Io penso che la partita che abbiamo sbagliato in modo particolare, penso che sia stata la domenica, ma soprattutto quella passata, domenica il primo tempo, perché oggi ha avuto un approccio completamente diverso, mentre domenica scorsa forse quella partita ci ha un po' condizionato anche, diciamo, il resto, perché andiamo a vedere poi in quella gara che abbiamo provato in tutti i modi a rimettere in piedi, che facendo un grande secondo tempo, soprattutto nell'ultima mezz'ora, poi abbiamo perso magari un giocatore anche che per noi è importante nella gara di oggi, e altrettanto magari è successo poi oggi, quindi a volte effettivamente questi momenti e queste situazioni poi scaturiscono in magari in gesti di nervosismo, di stizza, che magari tolgono quella serenità, quell'autostima anche alla squadra. Bene. Beh, Vincenzo. Beh sì, lui sa benissimo quali le problematiche, chiaramente. Questo però ti aiuta il fatto che il campionato è equilibrato giù, ecco, che non ci sono grandi distacchi tra una squadra e l'altra, e quindi basta una partita per rientrare chiaramente a dare quella piccola tranquillità che poi può servire per dare quella continuità alla prosieguo del campionato. Sì, al di là di questo, al di là dei risultati effettivamente che noi stiamo magari vivendo, siamo sempre tutto sommato in una zona in cui, come dicevi appunto tu, bastano un paio di risultati positivi e ti riagganci di nuovo in una zona, diciamo, più tranquilla, però in questo la squadra deve reagire subito, soprattutto in funzione del fatto che al di là di quelli che mancano, o le assenze o meno, o quello che potrebbe servirci, diciamo, per essere un organico magari anche più completo,
però adesso bisogna pensare a pedalare, a reagire, soprattutto a dimostrare effettivamente che noi ci siamo e siamo sicuramente una squadra che non ci sta in questo. Certo. Grazie mister. Bene, grazie a voi, alla prossima.